Comincio a leggere le domande, risponderò a quelle più significative, visto che ce ne sono tantissime, non so se riuscirò a rispondere. Allora, una domanda dice, punto 4 della delega che significato ha? È già compreso nella scelta 1? No, non è compreso nella scelta 1, permette di visualizzare le fatture, quindi portare le fatture corrispettivi nell'area riservata del cliente, cioè entrate come intermediario e consultate le fatture del cliente e soprattutto permette di aderire alla conservazione con l'Agenzia delle Entrate. Che è questo magari che è il minimo sindacale che dovreste fare, no? Quindi entrambe queste cose. Allora, altra domanda. Alcuni clienti hanno provveduto personalmente tramite credenziale Fisco Online, sì, ad inserire il codice BM 70N. Bene, bravi. E l'adesione alla conservazione. Ok, quindi diciamo che il cliente è un cliente skillato e la domanda è, ma in questi casi devo comunque farmi delegare i servizi FE? Ma io credo che sia comunque opportuno perché vedete che la delega consente diversi servizi, non solo la registrazione dell'indirizzo telematico e la conservazione, ma anche quella di consultare e acquisire le fatture elettroniche, per cui tendenzialmente credo che sia utile. Le deleghe vanno fatte firmare prima di creare le credenziali DDH per il cliente? Allora, diciamo che la delega vale per i servizi con l'Agenzia delle Entrate e non impatta sull'app, quindi sono due cose completamente distaccate che diciamo che non influenzano non si influenzano l'una con l'altra. La delega va fatta firmare dal cliente prima di fare l'invio telematico, perché poi peraltro dovrei anche conservare la delega firmata dal cliente. Prima vi dicevo, avete gli allegati di Magic dove potete andare a inserire la delega firmata. Il discorso delle credenziali, dell'invio delle credenziali di HK lo potete fare indipendentemente dalla delega. È un rapporto tra voi e il cliente, quello dell'app, non tra voi e l'agenzia e il cliente. Allora, il terzo intermediario, parliamo dell'app, poi l'app in realtà la tratteremo mercoledì nel dettaglio. Visto che per oggi abbiamo parlato del terzo emittente, all'interno dell'app è presente il terzo intermediario. È il terzo emittente? Sì, corretto. Quindi se faccio da terzo emittente devo compilare il terzo intermediario nell'app, quindi devo dare al mio cliente i miei dati, se l'intermediario sono io come terzo emittente. Allora, se cosa fare per una ditta che utilizza un proprio hub, nello specifico nome dell'hub, sia per le fatture attive che passive? Beh, se voi tenete la contabilità di questo cliente, dovete preoccuparvi di reperire le fatture, sia attive che passive, e ci sono n possibilità, si aprono. Una, ad esempio, è mi sono fatto delegare dal mio cliente tramite la delega massiva servizi di fatturazione elettronica, vado sul portale dell'agenzia, prelevo le fatture. Questa potrebbe essere già un'opzione. Oppure me le manda il mio cliente via mail, prendo i file XML. In ogni caso, alla fine ottengo, devo avere in tasca i file XML che salverò in una cartella e Magix andrà ad acquisire da File System, non da Digital Hub. Quindi Magix acquisisce o da Digital Hub o da File System. Oppure il cliente, non lo so, bisogna chiedere il cliente, il suo fornitore del lab, mi dà le credenziali di accesso al lab e io esporto le fatture. Potrebbe essere anche questo, come può fare un po' fa Digital Lab con la subfornitore. Faccio una precisazione, tornando alla domanda precedente, se il cliente ha un hub che non è Zucchetti e mi dà le credenziali di accesso al lab che non è Zucchetti, non aspettiamoci che poi Magic acquisisca direttamente le fatture da quel lab. Cioè, le credenziali web service funzionano tra parenti, tra virgolette, no? Quindi, nel caso dello stesso software house, in quel caso l'acquisizione da Magic avverrebbe sempre da file system. Prendo le fatture dal lab, me le salvo in locale, in cartella, non in locale, in una cartella e Magic andrà ad acquisire. Allora, le domande sull'app e TIC le lascio un attimo da parte perché è argomento di mercoledì, per cui sintonizzatevi mercoledì sera, perché sennò faccio fatica a rispondere alle altre domande. Allora, con riferimento alla firma,
Per chi utilizza TIC, questa non ho risposto visto che abbiamo parlato delle firme, e utilizza il nostro portale digitale, le firme elettroniche, dobbiamo inserirle noi. Allora, sia per app che per TIC, discorso che vale per entrambi gli strumenti, la firma viene gestita da Digital Hub, non la gestisce TIC e l'app, o meglio, l'app ha un'opzione all'interno dei dati Digital Hub dove si può spuntare firma fattura. TIC no. Ma in realtà poi la firma va censita in Digital Hub comunque, quindi è Digital Hub che guida la firma sulle fatture, non TIC o l'app. Va deciso in Digital Hub con le logiche che abbiamo visto prima, cioè voglio firmare, faccio da terzo emittente, la cosa che invece va fatta in TIC e in app, se fatta da terzo emittente, è inserire i dati del terzo emittente in TIC e nell'app, quello sì. Se il cliente si dota di una propria firma KSM, l'abbiamo visto, va caricato in Digital Hub e può utilizzare quella anche per firmare fatture che partono dall'app o da TIC. L'allegato PDF a pagamento? No. Nel senso che, preciso meglio, tra virgolette, nel senso che, come dicevo, l'ho detto prima, ma lo ripeto giusto per evitare incomprensioni. Chi ha aderito alla conservazione digitale Zucchetti sa benissimo che la conservazione va a peso di documenti. Quindi più il documento è pesante, tra virgolette, più rischio di riempire la mia fascia, per cui potrei dover, se arrivano tante fatture con dei PDF che sono embeddati, il file XML diventa molto più pesante, quindi c'è il rischio effettivamente che passo di fascia per la conservazione. Quindi in questo senso è quasi a pagamento. Se invece avete la conservazione solo con l'agenzia, ve ne fregate e sono loro che si devono preoccupare di archiviare file più pesanti rispetto allo standard. Allora, giusto, domanda, per chi tramite delega abbiamo registrato il codice destinatario, non è necessario comunicare il codice al fornitore, vero? Assolutamente sì, non è necessario, perché prevale il codice, l'indirizzo presente sull'agenzia, cioè l'agenzia, lo SD arriva alla fattura e in premis va a vedere nel proprio portale se è presente o la PEC o il codice SD e vale quello, quindi anche se nella fattura c'è scritto Ciccio. No, allora, giusto questa domanda perché magari uno può pensare che ho fatto firmare la delega al mio cliente, l'ho mandata all'agenzia delle entrate che mi ha risposto delega accettata. Funziona tutto automaticamente che a questo punto ho già fatto la conservazione digitale con l'agenzia? Assolutamente no. Cioè la delega mi dà la possibilità di entrare come intermediario, inserendo il codice fiscale del mio cliente nella sua area riservata e lì vado a aderire alla conservazione digitale per conto del cliente e registrare l'indirizzo telematico. Se utilizzo il servizio di conservazione dell'agenzia, devo comunque firmare le fatture? No, l'abbiamo detto all'inizio, SDI accetta fatture non firmate, anche per la conservazione. La parte degli attori coinvolti dove vanno inseriti? Non ho capito la domanda, se magari può specificare meglio. Allora, un cliente che fino all'anno cambia consulente, devo barrare blocco importazione e fattura passiva? Assolutamente sì, anche se magari il cliente va da un commercialista che non è Zucchetti, gli dà un codice diverso su BMStanTen, ma per cautela, sicurezza, è bene barrare blocco importazione e fattura passiva. Domanda, questa è una domanda che può essere interessante per tutti. Nel caso in cui un professionista con sede principale e sede distaccata, nella stampa del registro cronologico delega, come fa a distinguere il numero progressivo dei due archivi? Lo distingue inserendo all'interno della delega il prefisso studio A, studio B, o sede, oppure uno dei due. Giusto. Questa è una domanda a cui può rispondere solo l'agenzia, noi no, cioè se nell'ottica della tanto sospirata semplificazione non sarebbe più opportuno evitare la posizione di firma, visto che non è obbligatoria. Uno fa quello che crede. Per cui non entro nel merito delle scelte che farete. Quindi meglio farsi delegare con la scelta 1 o con la scelta 4. Anche se non li mettiamo nelle fatture, dovete deciderlo voi, però tendenzialmente le risponderei di sì, nel senso che è una delega più completa. Se ci facciamo delegare uno, perché anche, vuol dire, perché scartare la 4? Oppure, cioè, non mi sembra molto. Allora, se un cliente comunica per conto suo con fisco online,
Quindi immagino su BEM 70N. Io comunque posso consultare le sue fatture tramite Digital Hub? Certo che sì. È il bello di indicare il bello di andare a inserire su BEM 70N, diciamo così, che la cosa positiva delle fatture elettroniche e degli hub che fanno da postini è che l'hub diventa veramente un contenitore dove tramitano le fatture attive e passive, quindi ovviamente voi è per quello che avete Digital Hub per poterle non solo consultare, ma anche acquisire e contabilizzare Magix, attive e passive, quindi automatizzare quello che è il data entry che oggi fate a mano in contabilità. È possibile inserire la firma Entratel in Digital Hub? Assolutamente no. Potete farlo in Magix, avete visto prima. Allora, c'è una domanda interessante e focalizzata la risposta perché magari vale anche per altre tipologie di firme. La domanda è: per firmare una fattura elettronica PA si deve utilizzare una firma elettronica qualificata, giusto? Si può usare quella della Camera di Commercio? Sì, però attenzione che Magix rende il ciclo automatizzato nel momento in cui usiamo una firma che è o la firma qualificata HSM piuttosto che la firma Entratel per B2B, B2C, però non PA. Attenzione, qui adesso lasciamo stare un secondo B2B, B2C, fermiamoci le PA. Quindi, se voglio usare la firma della Camera di Commercio, devo produrre il file di Magix per invio manuale. A questo punto, prendo il file, prendo la firma della Camera di Commercio, firmo il file, lo mando manualmente in Digital Hub e da Digital Hub poi scarico manualmente le notifiche, le ricevute. Al contrario, se uso una firma HSM, non per niente io vi ho fatto il caso della firma HSM, che una volta acquistata è un investimento che vi fa guadagnare un sacco di tempo. Con firma HSM il ciclo è completamente automatizzato, cioè io da Magic produco la fattura, la manda automaticamente il Digital Hub fa il suo giro e da Magix scarico le notifiche senza muovermi da Magix e firmo le fatture. Soprattutto nel caso in cui vi è sempre la gestione di queste benedette notifiche che devono essere collegate alla fattura che ho emesso. Altro pezzo della domanda. Inoltre, le fatture elettroniche B2B, B2C possono essere firmate con Entratel? Sì, abbiamo detto all'inizio. Questo potete gestirlo tramite Magix. Il terzo emittente è uno di quei soggetti che incute timore in tutti. I dati del terzo emittente devono essere sempre compilati, devono essere compilati nel caso in cui decido di firmare documenti per conto di un altro. Quindi quando l'intermediario firma per conto del cliente. Il caso classico è questo. Allora, la firma HSM deve essere acquistata, sì, una tantum. Non vi parlo di costi perché non li conosco, chiedete al vostro commerciale, ma una volta acquisita, vi dicevo, la caricata in Digital Hub vale per tutte le tipologie di fatture elettroniche. È massiva, non vi disturba più, c'è, ma non ve ne accorgete. Dovete solo gestire l'eccezione se non volete firmare. Si può firmare le fatture con Entratel, ribadisco, solo B2B, B2C, non PA. Ci vuole una firma qualificata per le PA. Per DHCAP va bene la firma del professionista, va bene la firma HSM per l'app. Non si può firmare con APTIC esclusivamente HSM. Non riesco a firmare con altri metodi perché non c'è possibilità di estrapolare il file XML da APTIC. Se un cliente non emette fattura verso il PA, è corretto non inserire alcuna firma. Se non vuole firmare, può anche non esserci nessuna firma. Se facciamo da fatturificio, siamo il terzo emittente, sì, e siamo obbligati alla firma, nì. Nel senso che è opportuno, abbiamo detto prima, potrei anche non firmare le B2B, B2C. È corretto che la conservazione dell'agenzia non è a norma? Sarebbe una cosa curiosa. No, non mi risulta. Credo che sia, anzi, è sicuramente a norma.
Sì, devo, allora, una volta che sono stato delegato, devo entrare come intermediario sul portale cliente per cliente, ad attivare la conservazione ed eventualmente imputare l'indirizzo, per forza. Blocco fatture passive barato anche per il subfornitore. No, attenzione. Allora, la subfornitura, vi faccio questo caso per farvi capire che sono due cose diverse, nel senso che se io ho un cliente che ha un gestionale, facciamo allora la subfornitura, ad esempio, la devo attivare se voglio far utilizzare tieni il conto il mio cliente, TIC. Tieni il conto permette di emettere le fatture. Le fatture partono da tieni il conto e tramite Digital Hub arrivano allo SD e comincia il viaggio della fattura elettronica. Le fatture passive, se le voglio avere in Digital Hub, devo aver dato il codice sub-M70N, ma mi arrivano in Digital Hub. Per chi ha tieni il conto, per cui se metto il blocco, questa è una subfornitura e se metto il blocco non ricevo le fatture passive. Vi faccio un altro caso: la subfornitura va abilitata nel caso in cui un cliente ha un gestionale Gruppo Zucchetti Epogeo, Magic Slide G1, facciamo due casi più diffusi, gli do le credenziali di subfornitura, la contabilità la tiene lo studio, quindi il cliente sfrutta il mio Digital Hub per inviare le fatture che emette con il proprio gestionale. Ma le fatture passive le riceve Digital Hub. Quindi se il cliente sfrutta il mio Digital Hub non devo mettere il blocco delle fatture passive. Al contrario, metterei il blocco fatture passive se il cliente si è dotato di un suo Digital Hub e quindi in questo caso non gli ho abilitato neanche la subfornitura, però mi verrebbe da dire, sicuramente. Ma in questo caso abbiamo due Digital Hub dove potrebbe essere censita la stessa azienda e quindi blocco l'importazione delle fatture passive. Che è il caso che abbiamo visto durante il webinar. Per un cliente che arriva in studio a metà anno, come devo fare per la consultazione delle fatture precedenti? È possibile consultarle comunque? Immagino che intenda supportare l'agenzia, se ho la delega, certo che sì. Allora, quindi abbiamo capito che in TIC l'unica firma accettata è la firma HSM, non posso firmare con Smart Card, anche per l'app vale lo stesso discorso. Allora, per i clienti che non hanno presentato dichiarazione IVA forfettare, ve l'ho detto prima, bisogna farle invio tramite PEC. Quindi sono due cose separate. Un conto è l'invio telematico, dove il cliente ha presentato dichiarazione IVA, posso fare l'invio telematico, negli altri casi è un invio tramite PEC. Quindi sono due momenti, cioè potete compilare la delega nello stesso momento, ma poi le strade si dividono. Allora, domanda. Delega oggetto. Dati del soggetto delegato. In una società vengono richiesti i dati del procuratore. Bisogna inserire anche categorie, provincia, numero di iscrizione. Se delega telematica? No. Se PEC? Sì. Posso fare le fatture con Digital Hub? Sì, e vedremo poi mercoledì come. Questa è una domanda normativa. Obbligatorio per un soggetto passivo IVA mettere la fattura elettronica in consumatore finale? Sì. Però. Quindi devo fare fattura elettronica che fa il suo ciclo allo SD, eccetera, eccetera, viene consegnata al consumatore finale nella sua area riservata, viene salvata lì come per tutti gli altri soggetti, ma in più sono tenuto io che emetto la fattura a consegnare anche copia cartacea al cliente, al consumatore finale. La differenza è questa. Allora, la firma Intertel è valida anche per la conservazione ADE. Non serve la firma, abbiamo detto, ma è valida se la faccio anche per la conservazione ADE. Allora, non entro nel merito delle responsabilità del terzo emittente perché si apre veramente un marasma, nel senso che allora, la responsabilità è di chi emette la fattura, quindi la veste del cedente. È ovvio che se faccio da terzo emittente, all'interno del file XML sono presenti anche i miei dati come terzo emittente, ma non sono responsabile per il contenuto della fattura. Il mio cliente può fare da solo le fatture attive con la sola app? Certo che sì. Allora, per app e TIC, vedo che ci sono delle domande che magari io do per scontato che voi abbiate ormai acquisito alcuni concetti in merito a cosa fa app, cosa fa TIC. Date un'occhiata al portale kit clienti FE da Magic, pulsante, accedo al portale. Lì ci sono proprio, non sono solo i webinar
che abbiamo fatto a ottobre, ma anche le slide che abbiamo utilizzato, i tutorial di App Etik. Ma soprattutto andate a vedere la differenza tra App Etik, perché sono nozioni e definizioni che non, io do per scontato nelle prossime sessioni. Cioè, mercoledì, quando parleremo di App Etik, non vi farò vedere come funziona l'App Etik, ma vi farò vedere come configurare l'App Etik in Digital Hub, come configurare l'app nell'app, tick in tick, e come configurare Magix nel caso di cliente a cui do l'app e a cui do tick. Ormai parlo, mi faccio da solo. Per cui nel portale trovate proprio le differenze, che è bene conoscere, perché se diamo uno strumento a un cliente e poi non va bene, magari facciamo anche una gran figura. La firma enter quindi può essere usata solo per le fatture messe con Magix, giusto? Non con APT, corretto. Lo studio sarà sempre terzo emittente con i clienti che usano APT? No. Solo nel caso in cui lo studio vuole fare il terzo emittente, che vuol dire vuole firmare le fatture per conto del cliente. Questa è una scelta che dovete fare voi, cioè se optiamo per la conservazione Zucchetti, possiamo non fare quella dell'ADE? O conviene farlo ugualmente? Potete non fare quella dell'ADE, ma visto che quella dell'ADE è gratuita, perché non farla? Mi chiederei. Comunque sì, l'importante è che faccia una conservazione, che sia ADE o altro. Ci sono domande che riguardano come fa il cliente a mandare le fatture con Digital Hub, se è autonomo, uso suggestionale. Daremo risposta a queste domande nel webinar di mercoledì barra giovedì, già mercoledì sera se riusciamo. Allora, ho capito, c'è una rettifica alla domanda, prima io ho letto una domanda pensando una cosa, invece adesso ho precisato meglio qual è il caso, cioè cliente che viene a metà anno in studio, se è possibile consultare le fatture precedenti con Digital Hub. Attenzione, perché una cosa che non ho detto, ma giusto, importante focalizzarla. Digital Hub tiene, permette di consultare le fatture fino a 60 giorni. Quindi vuol dire che la fattura che è arrivata il 1° di gennaio è consultabile e acquisibile da Digital Hub per 60 giorni. Poi ne rimane traccia, nel senso che rimane la label, ma fisicamente la fattura non c'è più, per evitare di far esplodere il server. Quindi quello che dobbiamo sapere è che ci dovremmo abituare in Magic a fare l'acquisizione periodicamente delle fatture, non oltre i 60 giorni, quindi una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, quando volete, ma rimangono 60 giorni. Quindi vedrai solo le fatture che rientrano. Peraltro, scusate, sono partito come un missile a rispondere, ma cioè, Digital Hub, io vedo le fatture che sono arrivate in Digital Hub. Se nei primi 6 mesi il cliente usava degli altri strumenti di tramitazione, è ovvio che non c'è niente. Quindi non vedo neanche le fatture che rientrano nell'intervallo di 60 giorni. Allora, diciamo che non ha importanza una domanda che dice la delega è stata data a un intermediario X, Digital Hub è di un intermediario Y. Ma non sono situazioni che influenzano l'una l'altra, nel senso che se la consultazione delle fatture avviene se le fatture sono arrivate in Digital Hub, indipendentemente da cioè la delega che fate firmare al vostro cliente, riguarda esclusivamente i servizi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Non c'entra niente con Digital Hub. Poi se volete avete quell'autorizzazione che vi mettiamo a disposizione, che consiglio di far firmare al cliente, dove chiedete al cliente la possibilità di consultare le fatture in Digital Hub, ma è un'altra cosa. Allora, strettamente necessario impostare il terzo emittente. Allora, studio che fa da terzo emittente. Devo impostare il terzo emittente anche in TIC, anche se in Digital Hub ho impostato già l'azienda master come firma master per tutti? Sì, perché altrimenti non si sa chi è il terzo emittente. Quindi vanno caricati i dati del terzo emittente in TIC. Quindi con TIC un cliente che mette fattura PA deve acquistare una firma KSM. Sì, a meno che li fate voi da terzo emittente. C'è sempre la via d'uscita. Vi tocca fare da terzo emittente. Se il cliente non ha la sua firma digitale, io ce l'ho, mi aggiungo.
e io sono il professionista. Usa Apotic, sono obbligato ad essere il terzo emittente? Le voglio firmare, sì. Posso usare la sola conservazione dell'agenzia delle entrate? Certo che sì. Importante fare una conservazione poi con chi non è specificato. Allora, il caso è due professionisti o un unico Digital Lab, caso diffuso. Se vogliono fare i terzi emittenti, ognuno per conto loro, aggiungo, per i loro clienti, devono avere per forza due firme o ne basta una? Ne vogliono due. Se ognuno per conto suo vuole fare terzo emittente, la firma è intestata a una persona fisica. Sempre. Oppure uno dei due fa da terzo emittente per tutti i clienti. Allora, il mio cliente usa un portale, non faccio il nome, per tutto, va bene, e non vuole dotarsi di nessuna applicazione. Ci sta. Come faccio ad importare i suoi file XML sia per le fatture attive che passive? L'abbiamo detto prima, le possibilità sono, mi sono fatto delle gare con la delega telematica, vado sul portale e dal portale dell'Agenzia delle Entrate, scarico i file XML, hanno detto che faranno l'esportazione massiva, vediamo, li salvo in una cartella e quindi Magix l'acquisizione la farà da File System, sia per le attive che per le passive. Oppure posso accedere, se possibile, nel portale, mi scarico le fatture, faccio lo stesso giro, oppure il cliente mi manda i file XML e me li salvo e quindi da File System li acquisisco in Magix. Accreditamento dispositivi nella delega deve essere, non ne sono certo, ma deve essere qualcosa in riferimento ai corrispettivi telematici. Però non saprei sinceramente. Perché il cliente possa emettere fattura, devo prima inviare la delega alla delle entrate? No, nel senso, non c'entra niente, nel senso che la delega serve se ho bisogno di quei servizi, ma non è che se non ho i servizi il cliente non può fare fattura. Sì, l'unica cosa che dovete preoccupare è che il cliente abbia una sua conservazione se non ce l'ha con l'agenzia delle entrate. Allora, dal momento in cui fate la prima fattura elettronica, quella deve essere conservata, punto. Quindi la preoccupazione primaria deve essere di aderire a un servizio di conservazione, che sia agenzia o terzo, ma è fondamentale. Se il cliente autonomamente delega il professionista, quindi è andato con le credenziali fisco online e ha delegato il professionista. Il professionista deve comunque avere il registro deleghe? No, perché non ho la delega in questo caso, nel senso che mi ha delegato il cliente, per cui sì, volendo la potete inserire manualmente, però non è obbligatorio. Allora, domanda giusta. Per l'acquisizione delle fatture in Digital Lab, cioè domanda giusta, ma non serve fare quello che è nella domanda, ma la leggo. Per l'acquisizione delle fatture in Digital Lab è necessario attivare e creare più utenti di studio per evitare sovrapposizioni o è possibile accedere con utente master in contemporanea? Allora, Magix, l'acquisizione delle fatture Digital Lab la farà da Magix, quindi non sarà necessario. Oggi vi ho fatto vedere alcune impostazioni di base di Digital Lab. Ma fatte quelle, gestite quindi le firme, le eccezioni sulle firme, il blocco dell'importazione, le casistiche dove è necessario, gestite le notifiche. Tendenzialmente non sarà necessario entrare in Digital Lab. Sicuramente non sarà necessario per acquisire i file XML in Magix, perché lo faremo direttamente da Magix. Per cui direi che non c'è necessità di entrare in Digital Lab, se non in questa fase per abilitare ad esempio le credenziali per TIC e per l'app e le subforniture. Peraltro lo può fare solo l'utente master, questa abilitazione, per cui l'utente master è uno solo, non si possono creare altri utenti master. Quindi ci vuole un controller all'interno dello studio che faccia queste cose. Se non uso l'import automatico, come posso fare per registrare le fatture? Manibus, cioè entrate come oggi, data entry, traduco la domanda e mi confermi se è vero, import automatico intendiamo. Acquisisco i file da Digital Lab e li contabilizzo. Giusto? Sì, potrei fare. Allora, diciamo che sono due fasi: l'acquisizione proprio perché vi permetterà di recuperare le fatture da Digital Lab o da File System e avercele in Magic, e poi la contabilizzazione la farete anche in un secondo momento. Però, insomma, non vedo perché non sfruttare l'automatismo.
Questo sulle firme haptic, le abbiamo già risposto diverse volte. Io registro delle deleghe che può essere anche gestito con il programma Word. Certo che sì. Però ce l'avete in Magix, se lo fa Magix, già no. Cioè, Magix lo fa semplicemente perché ho gestito le deleghe. Se non è elettronico va stampato. Allora, la fattura creata con app non firmata, né dallo studio né dal cliente, è corretta e ha delle limitazioni di validità. Ha le limitazioni che abbiamo detto. Riprendo la slide. Allora, intanto, giusto per non creare confusione, SD l'accetta e la conserva. Poi voi fate le vostre considerazioni, ma vale questo discorso, cioè che l'articolo 21 dice che devi garantire autenticità, integrità e leggibilità. Come? Con questi metodi. Il primo è la firma. Gli altri, se sei in grado, se non firmi, di dimostrarmi che hai fatto queste cose, mi va bene. Oppure, non lo so. Nel senso che staremo a vedere, però l'SD accetta firme non fatture non firmate e le conservo, per cui io poi mi fermo. Allora, c'è una domanda che non capisco se è riferita alla contabilizzazione Magix o meno. La fattura passiva viene scaricata in più riprese. Intanto cosa si intende scaricata in più riprese? Esempio, sia dal cliente sia da noi. Però attenzione che facciamo l'esempio, la fattura arriva in Digital Lab. E lo studio, quindi, nel momento in cui in Digital Lab la può acquisire e contabilizzare. E questa è una cosa. Il cliente non ha ricevuto la fattura su carta, ma ce l'ha in Digital Lab. Quindi dobbiamo dargli uno strumento per visualizzare le fatture, tipo l'app. Quindi il cliente con l'app si collega a Digital Lab tramite l'app e, lo vedremo mercoledì, si visualizza le fatture. Se vuole se la scarica. Però diciamo che non l'ha scaricata da Digital Lab e che non c'è più in Digital Lab vuol dire, tantomeno quando io l'acquisisco immagine, non è che in Digital Lab non c'è più, in Digital Lab comunque rimane per 60 giorni. La data di registrazione dovrebbe essere la data di ricezione del file, ma non ne sono certo. Solo il cliente master, allora l'utente master di Digital Lab può contabilizzare le fatture passive, non capisco cosa vuol dire. Un conto a Digital Lab, un conto alla contabilizzazione che la faremo con Magix. Per cui da Magix chiunque, tutti gli utenti potranno accedere alle fatture Digital Lab, ci mancherebbe altro. Le fatture messe con app Digital Lab, app TIC, fatturazione conto terzo, parcellazione rispondono ai quesiti richiesti dalle specifiche ministeriali, punto. I metodi, la firma, sono metodi ulteriori che vanno al di là del singolo file XML. Quindi non si può, cioè i file XML sono tutti uguali perché ci sono delle specifiche ministeriali e invece controllo di gestione, sapete meglio di me, è un'altra cosa, no? Cioè, garantire controllo di gestione a questi sistemi particolari sono un altro conto rispetto a quello che è il file XML. Vi siete fermati con le domande, quindi se non c'è altro, abbiamo risposto a tutto. Per cui direi che ci possiamo salutare, se siete d'accordo. Ci vediamo, ci sentiamo domani sera. Domani sera affrontiamo parcellazione e, grazie a voi, fatturazione conto terzi. Si potrebbe in conclusione spedire con Digital Lab, non firmare le fatture e fare conservazione con l'agenzia delle entrate. Sarà una fattura lunga, concordo. In generale, sono un bel film. Allora, mi chiedono se ci saranno dei corsi su parcellazione. Sì, allora, mercoledì io non farò un corso sulla parcellazione, sulla fatturazione conto terzi. È precisato nella comunicazione che vi è arrivata che parleremo di fatturazione elettronica, per cui non sarà un corso sulla parcellazione, sarà un corso su quali parametri impostare in fatturazione e in parcellazione per fare la fattura elettronica. Però il 18, ve l'ho messo peraltro nelle slide che farò vedere mercoledì, ci sarà un corso sulla parcellazione base. Quindi se fino ad oggi non ho mai usato la parcellazione Magix e voglio cominciare a usarla, il 18 vi collegate e vediamo queste nozioni. Su fatturazione conto terzi è già stato invece. E quindi avete i webinar registrati. Ah, mi dicono dalla regia che il 6 dicembre, giovedì pomeriggio,
C'è il corso, l'ennesimo, alle 3, sulla fatturazione conto terzi, aperto anche ai professionisti. È aperto a tutti, aziende, professionisti e chi vuole. Ciao a tutti. Buona serata, grazie a voi.